ringraziamo i funzionari di Tecnocasa che si sono resi disponibili a parlarci di un mondo che è parallelo al nostro, ma ovviamente molto molto contiguo. Questa è un'occasione che noi sfruttiamo sempre, sempre molto gradita, e vediamo anche dei volti che ci sono cari, perché sono stati nostri studenti in qualche caso qualche anno fa, e quindi vi lascio a loro. Ecco, valorizzate questa occasione perché si impara un sacco di cose. Il mondo Tecnocasa è un franchising sostanzialmente, che è formato da tante agenzie, da tante società, che dà sbocco su tanti campi, quello che può essere l'ambito finanziario, l'ambito immobiliare o anche di ricostruzione e ristrutturazione degli immobili. E il gruppo Tecnocasa è formato da circa 2350 agenzie ad oggi sul territorio italiano. La cosa positiva che sono riuscito a trovare in questo mondo è proprio un senso di appartenenza al marchio e a quello che sono le persone che ti aiutano a crescere. E siamo qui questa mattina per presentarvi un pochino le cose. Io vi esprimo un pochino il mio punto di vista, che secondo me, per un ragazzo che è molto ambizioso, che non vuole fermarsi lì subito, cioè nel senso diciamo che vuole diventare un imprenditore sostanzialmente, perché quello è, perché il gruppo Tecnocasa ti permette di diventare un imprenditore anche in breve tempo. Posso fare già l'esperienza prima di settembre, perché io avrei dei progetti, quindi vorrei sapere già prima se mi piace o no. Se per te è una cosa che si può fare, io ti consiglio di farla, perché tanto se non la fai c'hai solo da perdere, nel senso che provi, nessuno ti obbliga a fare nulla e nient'altro. Sicuramente se tu hai già dei progetti tuoi è una cosa che ti può aiutare, ma questo in senso generale. Questa voglia di avere già un progetto e questa ambizione, no? Che oggi non è facile trovare nelle persone per vari motivi. Nel caso dovessi fare l'università, possono coincidere le due cose? Le due cose possono assolutamente coincidere. Vi faccio un esempio pratico. 3 anni fa è iniziato da me in ufficio una ragazza che si stava laureando in giurisprudenza e adesso è la sua agenzia. Se decidessi di venire, appunto, quali sono le prime mansioni e posso essere retribuito, in che modo, quanto, cioè più o meno per capire? E noi oggi abbiamo un'idea, cioè quella di dare 1000 euro di fisso mensile più delle provvigioni. I 1000 euro mensili vengono formati da degli step da raggiungere per incentivare anche la persona che viene a lavorare, no? Per vedere quanta voglia ha di fare. Più gente che vuole vendere o comprare? C'è molta più gente che ad oggi a Reggio vuole comprare casa che venderla. Visto che ultimamente era difficile vendere casa, con Tecnocasa c'era anche più professionalità, diciamo. E casa vecchia adesso è affittata e in pratica per affittarla comunque non è che siamo andati in giro a chiedere voi una casa, cioè ci siamo rivolti a un'agenzia anche noi e adesso tuttora affittiamo. È gestita da questa agenzia? Si è dipendenti o partita IVA? Non essendo un operaio o un dipendente, quindi considera che essendo un libero professionista il tempo della giornata te lo gestisci. Considera questo, che non lavori 8 ore al giorno, lavori di più rispetto a un dipendente normale. Considera, ti faccio un esempio pratico, il nostro ufficio, il mio ufficio apre alle 9 del mattino, chiude all'1, o meglio dovrebbe chiudere all'1, riapre alle 3 e chiude alle 8 di sera.